anticipando. Sto anticipando, manco così, va bene.
Chi è che ti propone il rinvio? Ma? L'assessore. Allora, ore 17:10, riprendiamo. Segretario, appello, grazie. Sì, anche per chi immagini. Eccoci. Ore 17:10. De Magistris presente, Cacciapuoti. Cacciapuoti c'è? Cacciapuoti no. Al momento no. Caiazzo? No. Caiazzo no. Saranno per rientrare, vediamo. Ilpidio Capasso è presente. Ecco Cacciapuoti. Cacciapuoti sta rientrando. Caiazzo non lo vedo. Capasso Elpidio c'è, Capasso Francesco è presente, Francesco assente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco è presente, Cirillo, ecco. Cirillo è assente, non so, al momento è fuori, vediamo, Coccia Elena presente, Di Maiolo Felice presente, Iorio Katia assente, Iovino è rientrato, eccolo qui, presente, Iossa è fuori o è dentro, è presente, Lebro presente, Lettieri presente, Maddaloni presente, Marrazzo presente, Pace presente, Pirozzi è uscito, Pirozzi assente, Quaglietta, assente, Ragosta c'è, Sgambati, presente, Tito, presente, Tozzi, presente, Barchetta, assente. Presidente, sono presenti 17, assenti 7. Va bene, abbiamo il numero legale, 17. Qual è l'esito della riunione che avete fatto? C'è qualcuno che deve intervenire, per favore? Iossa, grazie. Sindaco, io propongo di rinviarlo il punto all'ordine del giorno con la preghiera di documentare con anticipo gli emendamenti, di sottoporli ai consiglieri, di assicurarsi che ciascun consigliere possa aver avuto gli emendamenti, questo tanto agli uffici che lo ricevono, tanto rispetto a chi propone un emendamento, magari con un confronto leale. È chiaro che possa anticipare la discussione in consiglio, considerate che stiamo trattando il regolamento quindi della città metropolitana di Napoli, che sarà, diciamo, non per noi ma anche per noi e per chi verrà dopo di noi. Grazie, quindi propongo di rinviare. Grazie consigliere. Consigliere Agosta, prego. Sindaco, allora io volevo, è doveroso aprire una parentesi, perché secondo me, da quello che ho sentito, da questa sospensione dove io ho fatto due emendamenti e non sono stato considerato, non sono stato chiamato a questo tavolo per discutere anche sui miei emendamenti, ma da quello che ho ascoltato, non mi riferisco al consigliere Iossa, perché so che il consigliere Iossa si riferiva specie sull'articolo 30, perché ho avuto modo di passare anche sugli altri. Io è doveroso fare una premessa, tanto so che alla fine questo spostamento, questo rinvio viene fuori da una lunga storia che dura da più di due anni e mezzo, dove il sottoscritto, poiché è uscito dal gruppo di Forza Italia, è continuamente colpito da questa pregiudiziale. Quindi io non faccio parte della conferenza dei capigruppi, nonostante abbia aderito da solo al gruppo misto da due anni e mezzo, semplicemente perché sono uscito da Forza Italia, e lo voglio anche argomentare perché dico questo, e me ne assumo la responsabilità, e spero che anche i giornalisti e chi ci stia seguendo in diretta streaming possa prendere nota di questo fatto veramente increscioso, che macchia la coscienza di tutti in quest'aula, di tutti,
perché ho avuto modo di parlare con chiunque ed ha sempre sostenuto la mia tesi, che qui è stata fatta una proposta di regolamento del Consiglio dicembre 2016, dove non era previsto il numero per la composizione del gruppo misto. Mi ricordo all'epoca anche il consigliere Marrazzo me lo illustrò, perché era uno di quelli che all'epoca aveva contribuito alla stesura di questo regolamento, che viene dalla vecchia provincia e che è uguale a tutti, come diceva anche il consigliere Lebro, è uguale a tutti i regolamenti delle città metropolitane d'Italia. All'improvviso, e faccio nomi e cognomi, questa cosa è cambiata. È cambiata perché il mio ex capogruppo l'ha imposto come scioglimento del patto politico. Io sono fuori da questo consiglio perché Felice Di Maiolo così ha stabilito, ma non lo dico solo perché ne sono convinto, perché ho assistito alle discussioni come ha fatto prima in aula, ma anche perché c'ho un atto. Questa è la conferenza dei capigruppi del 13 dicembre 2017, dove posso leggere il vice sindaco, ringrazio il sindaco, non ne faceva parte, questo è un atto ufficiale che sta agli atti: il vice sindaco ringrazia gli uffici di aver predisposto la bozza del regolamento per il funzionamento del consiglio e procede ad esaminare ed illustrare la proposta. Per quanto si attiene la questione, quindi si è parlato come prima questione, l'articolo 4, il vice sindaco evidenzia la necessità di valutare se per il gruppo misto possono essere riconosciute le prerogative spettanti ai gruppi, anche se i componenti siano in numero inferiore a 3. Su tale punto, dopo un'ampia discussione che vede la sola posizione del consigliere Felice Di Maiolo differenziarsi da tutti gli altri, quindi la questione la conoscete da un bel po', avete dato anche, non in mia presenza, ma in una conferenza dei capigruppo, e qui c'è la carta ufficiale che lo dice, avete detto, avete espresso parere contrario alla possibilità di fare un gruppo misto a 3. Io voglio ricordare che il gruppo misto non è un gruppo politico, non si costituisce, è un gruppo che dal momento in cui si forma un consiglio nasce da solo, anche se vuoto, fa parte comunque è un organo che fa parte e viene previsto di tutti i regolamenti, di tutti i statuti, di tutti i consigli comunali, regionali e metropolitani. È stato sempre previsto anche dalla vecchia provincia. È assurdo che si continui con questa farsa. Se io, per non entrare nel gruppo misto, deve saltare un patto politico, me lo dite, faccio un passo indietro, ma siate chiari, non vi nascondete sempre, perché è una cosa assurda quella che sto assistendo. È da 2 anni e mezzo. Addirittura il segretario generale ha fatto una relazione, lo dirò sempre, che non sta né in cielo né in terra, contro lo stesso parere degli organi a supporto istituzionale, che diceva che io dovevo entrare nella conferenza dei capigruppo perché era previsto dal vecchio, e quando non c'è un nuovo regolamento si fa riferimento al vecchio regolamento, non è che si improvvisa. E quindi, sindaco, io lo so che lei è una persona che su questa materia la conosce bene, un ex magistrato, e so quanto lei è venuto incontro a tutta l'assise dicendo mettetevi d'accordo e portiamo una proposta univoca. Purtroppo non ci sarà, e la farò vedere che la prossima volta, nonostante io riporterò questi punti, mi saranno bocciati, perché c'è questo patto, c'è un ricatto politico alla base di questa modifica dell'articolo 3. Perché io non capisco come mai in un paese democratico non si possa dare la possibilità a un consigliere di non rivedersi più in quel gruppo, di fare un percorso da solo, indipendente. Sono stati sindaci e consiglieri di tutta la città metropolitana che mi ha votato, e io devo portare le loro istanze anche alla conferenza dei capigruppi. Molto probabilmente non mi riconoscevo nel gruppo, perché forse il mio capogruppo all'epoca io non l'ho ritenuto all'altezza. Questa sarà una mia valutazione, ma questo non significa che io debba, per forza di cosa, essere punito semplicemente per essere stato leale. Questa è una cosa che io, guardi sindaco, ho aspettato 2 anni e mezzo che arrivasse questo giorno per dirlo, perché è assurdo. Io mi sono alzato da qua, ho sentito qua salta tutto, il patto salta, ma ditelo nei microfoni e prendetevi le responsabilità. Qui non si tratta di fare il sindaco di 3.000 abitanti, noi rappresentiamo 3 milioni e mezzo di abitanti, e questo regolamento resterà nel nostro albopetorio, sarà il regolamento dove altri comuni prenderanno spunto dai per fare nuovi regolamenti o per aggiornare loro, e noi rischiamo di macchiare un principio di democrazia così ampio e così importante. Sindaco, a questo punto io non ci sto, io spero che non sia questo il motivo di rinvio, ma sono convinto, perché ho sentito il consigliere
capogruppo del PD che parlava di altri articoli, quindi non è rivolto a lui. Io spero che la prossima volta si riporti questa cosa, si riporti gli stessi emendamenti e come singolarmente ogni consigliere, sia in mia presenza e anche quando non ero, ha dato sempre parere favorevole alla possibilità della composizione del gruppo misto, al di là del numero, lo si porti anche al prossimo consiglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Di Maiolo e poi consigliere Tozzi. Speriamo che la voce mi dia la possibilità di continuare. Premesso che probabilmente il consigliere Ragosta si sente perseguitato, ha detto delle parole pesanti. Le voglio ricordare che quando stavo nel gruppo di Forza Italia, uno dei pochi che lo tutelava era il sottoscritto, anzi si rapportava solo con me. E non rinnego quello che ho fatto, io ho fatto del bene, glielo farò ancora, pure perché probabilmente è un po' arrabbiato. Però parlava di cose pesanti, di imposizioni da parte di Forza Italia. Se è vero, e lo dico al vice sindaco che è parlato presente, di Felice Di Maio, ci sono vere queste Italia. Cose. Sindaco, io non ho disturbato. Mi scusi, sì. Io non ho disturbato, no, per cortesia. Se è vero questa cosa, che in conferenza capigruppo si sono fatte queste imposizioni, a me non risultano. Tant'è vero che quel regolamento è frutto del lavoro dell'intera conferenza capigruppo. Quindi invito il consigliere Ossa, il consigliere Iovino, il vice sindaco Pace a dire se è vero o non è vero. Poi diversamente, per quanto ci riguarda, a noi non risultano che tutti i consigli metropolitani d'Italia il gruppo misto sia composto da una sola persona. Qualcuno c'è, qualcun altro no. Ma a noi non interessa questo. È stato fatto un lavoro e io, come dire, sono attaccato a quel tipo di lavoro. Se diversamente ci convincessero del contrario, e io non ho niente contro il consigliere Ragosta, tant'è che alcune sue emendamenti nei passati consigli sono stati votati dall'intero gruppo di Forza Italia. Quindi ha detto delle cattiverie che rispedisco al mittente e che quindi, come dire, non per questo io o noi nel prosieguo avremmo delle azioni diverse contro di lui. Lo capisco pure, perché non è farina del suo sacco. Si deve solo ricordare che è stato eletto consigliere in metropolitana grazie al voto di un consigliere comunale di Napoli. Se no probabilmente non poteva nemmeno dire di essere consigliere comunale. Se lo ricordi, consigliere Ragosta, se lo ricordi. E poi quando fa delle affermazioni, io adesso, sindaco, e ne vale il patto veramente dell'accordo istituzionale, voglio risposta da chi era presente in quella conferenza, se è vero questa cosa o se è un lavoro di gruppo che insieme abbiamo tentato di portare avanti. Quindi io lo voglio sapere. Lei, sindaco, deve essere garante di questo, perché non fa onore a noi, non fa onore nemmeno a lei, se le parole di Ragosta sono basate sulla verità. Scusatemi se la voce assolutamente non è... darei la parola al consigliere Tozzi. Sì, grazie sindaco. Ho ascoltato le parole dell'amico Rosario e mi permetto di dire, Rosario, realmente, insomma, considerarci complici di un complotto nei tuoi confronti, onestamente, insomma, mi è venuto fuori la questione appunto di dover intervenire, di doverti anche diciamo riportare un po', diciamo così, alla calma e alla serenità. No, assolutamente, guarda. Questa cosa ti anticipo pure che probabilmente, anzi certamente, io sul tuo emendamento mi sarei astenuto perché, come ho fatto prima relativamente alla questione della città della scienza con un mio voto di astensione, quando non capisco, diciamo, bene, o quando capisco che c'è bisogno di un approfondimento e la possibilità che ci siano dei margini per poter recuperare una posizione, credo che sia giusto in qualche modo, diciamo, fermarsi un pochino e ragionare, andare più nel merito. Mi sarei astenuto anche nel caso tuo, te lo anticipo, perché a più riprese c'è stata questa tua, diciamo, volontà e questa tua esigenza di voler approfondire, di voler portare avanti, diciamo, quello che tu ritenevi giusto, e questo mi era sembrato un momento opportuno, perché oggi si porta in aula il nuovo regolamento del funzionamento del Consiglio metropolitano. Questa tua esigenza, cioè questa tua richiesta, è una richiesta che va, secondo me, come anche altri punti del regolamento, e quindi approvo la questione di rinviare, perché il regolamento
è un documento che va approfondito, diciamo, e va studiato passo per passo. Anche i giusti emendamenti che hanno presentato gli altri consiglieri, e quindi anche il tuo, anche quelli del consigliere Lebbro, un maggiore approfondimento. Non credo che ci sia una resistenza nei confronti, anche se tu dichiari che c'è stato in passato, però c'è il momento opportuno, che è questo appunto della revisione del regolamento, che oggi chiaramente viene portato, viene rinviato, e si discuterà anche del tuo emendamento all'interno, senza pregiudiziali, ma con grande serenità. Oggi c'è questa opportunità. Io credo che vada riportato a tutti i capigruppo e a tutti i consiglieri, perché è vero quello che dici tu, che non puoi avere la possibilità di partecipazione, però è anche vero che ci può essere il rovescio della medaglia, con qualche, diciamo, discrepanza relativa al capogruppo con un unico consigliere. Quindi respingo qualsiasi, diciamo, tua veemente accusa sulla questione di questo complotto. Non c'è alcun complotto, noi vogliamo assolutamente ragionare, prendere in considerazione il tuo emendamento. Oggi c'è l'opportunità, con la variazione del regolamento, lo discutiamo serenamente e, se è il caso, lo approviamo, ma dopo giusto approfondimento. Non siamo, diciamo, complici, assolutamente non vogliamo essere complici di nessun complotto. Quindi, con grande serenità, Rosario, e con affetto, ti dico, ne discuteremo e ne prenderemo atto se è il caso di approvarlo o meno. Grazie. Allora, prima di dare la parola nell'ordine, consigliere D'Agosta, consigliere Iovino e consigliere Lebbro, inviterei tutti quanti a un approfondimento risolutorio di questa questione, perché effettivamente, come dice il consigliere D'Agosta, si protrae da molto tempo. Quindi invito ognuno, come gruppo politico, ma anche come singolo consigliere, me compreso, di fare una valutazione definitiva che tenga conto in maniera quanto più approfondita possibile le considerazioni del consigliere D'Agosta. Per quanto riguarda l'affermazione, chiaramente ricatto politico in quanto tale va respinta, perché proprio imponderabile, perché non c'è nessun accordo politico, tra l'altro, come tutti quanti sanno, ma c'è solamente una intesa istituzionale che sta portando anche i suoi frutti. Quindi abbiamo compreso la passione con cui il consigliere D'Agosta, e forse anche la stanchezza, porta avanti questa sua considerazione. Abbiamo il tempo necessario, e faccio l'appello davvero a tutte e tutti di prendere nella dovuta considerazione questo momento di passione politica che ha messo in campo il consigliere D'Agosta, fare una riflessione. La prossima volta si dovrà votare questa questione, poi ognuno chiaramente si trae, come sempre, le conseguenze istituzionali e politiche. Quindi, consigliere D'Agosta, Iovino, Lebbro. Grazie sindaco. No, volevo semplicemente precisare che io non ho detto che è stato fatto un complotto o un ricatto, anzi, c'è un ricatto, un complotto, questo mi riferisco al consigliere Tozzi, anzi ho detto che ho trovato quest'atto, perché io non ero presente, rispondendo anche al consigliere Felice Di Maiolo, dove nero su bianco c'è scritto che tutti volevano, tutti presenti, e parlo di vice sindaco Salvatore Pace, Michele Maddaloni rappresentava il PD, poi c'era Raffaele Cacciaputi come Dema, Danilo Cascone Movimento 5 Stelle, poi c'era il segretario generale, il direttore generale e Carlo De Marino. È un atto ufficiale nel quale c'è scritto, e lo ripeto perché io mi sono ho letto gli atti, io non c'ero, semplicemente che la questione, tutti convergevano sul fatto di dare spazio alla possibilità di aprire al gruppo misto, e mentre sul punto, dopo un'ampia discussione, vede la posizione del solo consigliere Felice Di Maio differenziarsi da quelle di altri consiglieri. Poi un altro intervento, il consigliere Di Maio sulla questione precedente ribadisce e continua, e poi c'è ancora il vice sindaco che tiene quest'ultima richiesta Di Maiolo sia necessità di un approfondimento, il consigliere Di Maiolo ribadisce, così come ha già fatto in altre occasioni,
Quindi, e poi, no, no, voglio dire, non è che me la sono inventata, ho parlato di un atto. È stato chiaro, però. Voglio solamente concludere. Quindi, non, riguardo a prima che ho detto che voi potete essere complici, no, anzi, io ho detto che da quello che c'è scritto e da quello che è stato proposto come regolamento nel 2016 andava tutti dalla stessa posizione. Poi se le argomentazioni del consigliere Di Maiolo sono possono far cambiare idea e fare in modo che l'unica città metropolitana d'Italia debba avere il numero per comporre il gruppo misto, accetterò tranquillamente, tanto ormai io sono abituato, sono una persona che responsabile e che però volevo puntualizzare, quindi questo è. Se vuole faccio copia, no, e c'è bene, anche la data e tutto. Va bene così, ci sono posizioni evidentemente differenti, lo abbiamo capito, che vanno avanti da tempo, adesso si doveva decidere oggi, proprio perché viene fuori l'esigenza di un ulteriore approfondimento, verrà fatto nei prossimi giorni, poi si voterà, perché effettivamente altrimenti diventa una questione annosa e anche un po' stancante, devo dire la verità. Iovino, anche se è stata abbondantemente sviscerata la questione, giusto, comunque, a parte, diciamo in termini proprio umani, darti relativamente un'attestazione di stima e di rispetto rispetto al ruolo che hai rivestito prima di lasciare il tuo movimento, il tuo partito, e poi, diciamo, dopo, rispetto alla collaborazione che hai dato al mio gruppo, ma come poi alla fine di questa collaborazione ne abbiamo fatto frutto un po' tutti. Il ragionamento rispetto a alcune posizioni anche di carattere tecnico-giuridico rispetto alle quali tu poni e rispetto alle quali poni ad alcuni statuti, se analizzassimo profondamente la 56, tu sai che alcuni consigli metropolitani sono composti da 12 unità, altri consigli metropolitani sono composti da 24. Quindi se volessimo fare un ragionamento rispetto al quale il numero dei consiglieri è legato in termini di percentuale a un'eventuale posizione da gruppo misto, noi avremmo il numero di gruppo misto più alto, ma questo te lo faccio solo come considerazione, poi un'analisi analitica rispetto a quella che poteva essere una dimensione, diciamo, legata a uno statuto anziché a un altro, poi si deve varare statuto per statuto e, diciamo, analisi di ente per ente. Quindi, diciamo, questa è un ragionamento che vale nella misura in cui analizzassimo la nostra città rispetto a quella di un'altra e misurandola rispetto a una serie di parametri. Poi questa è una questione che noi abbiamo già affrontato nella prima consiliatura, perché ci sono state delle verifiche, diciamo, dei cambiamenti morfologici pure della struttura dell'ente nel tempo. Quindi, come dice l'amico Paolo Tozzi, dice, naturalmente qua non è che sul principio democratico qualcuno vuole sottrarre qualcosa o qualcuno lo fa da qualche altra parte, perché io riconosco in te il ragionamento sano, no, e non riconosco il ragionamento, lo riporto in quest'aula, magari non è di spirito da riportare altrove, cioè quello che tu oggi fai qua, le questioni che porti non le devi far riconoscere o legittimare a qualche altra parte. Quindi, come dire, il tuo ragionamento è un ragionamento puro, nobile rispetto a quella che è la tua posizione. Naturalmente sono anche convinto, conoscendo personalmente Felice, che non ne fa una questione, diciamo, lui l'ha detto anche in termini affettuosi, ha detto, io umanamente gli sono vicino, gli riconosco questo pregio a Felice, a prescindere da quello che può essere naturalmente le logiche per le quali ognuno di noi ha un'esperienza politica, è un sindaco, quindi alla fine bisogna dirgli che sicuramente non sarà questo. Riconosco anche nella persona del sindaco, ma l'appello l'ha già lanciato, che poi alla fine, da buon padre di famiglia, dice, cerchiamo di dirimere al meglio questa questione affinché i lavori si possano evitare, diciamo, di queste cose. Quindi lo spirito da parte del gruppo è di una grande riconoscenza, ti pregherei di fare attenzione, Rosa, perché è importante che tu faccia attenzione e che non ti distolga rispetto ad argomenti che non attengono queste posizioni, che te lo dico veramente di cuore, non c'è una questione di carattere politico, riconosca in te veramente una posizione seria. Se altre questioni non mi faccio prendere da altre questioni. Quindi io chiederei a tutta la squadra, a tutto il consiglio, come da appello di De Magistris, del singolo, di riproporre questa tua
proposta di ragionarci eventualmente democraticamente, come siamo sempre abituati a fare, perché non ci lega solo, diciamo, quell'accordo di territorio, ma anche una dimensione di carattere amministrativo, di poter riportare sul tavolo del gruppo e dei gruppi questa tua proposta e di poter trovare democraticamente la soluzione più utile a te personalmente, che già lavori ampiamente, dai una mano alla squadra su alcuni temi. Abbiamo votato un emendamento precedentemente che ti vedeva a te impegnato di riportare delle funzioni anziché agli uffici, ad un ufficio anziché ad un altro. Quindi già il fatto che alcune questioni che tu hai sollevato antecedentemente, questa questione per la quale non siamo ancora riusciti a dirimere la questione, a definirla, hai visto qual è l'atteggiamento del Consiglio nei tuoi confronti? Abbiamo votato, abbiamo appoggiato il tuo emendamento, quindi non c'è un'ostilità, non c'è una dimensione emotiva ostile, ma c'è forse evidentemente la necessità di mettere in un certo qual senso una posizione chiara di quello che è il gruppo misto. Quindi l'invito io lo raccolgo ampiamente come gruppo di Magistris Sindaco, e quindi riportiamo magari alle prossime sedute il tuo tema e lo affronteremo con impegno e con determinazione, come abbiamo sempre fatto. Grazie. Vorrei ricordare a me stesso che c'è stata una sospensione con cui si è ritornato con una richiesta di rinvio. Cioè, se si apre una discussione, allora mettiamo in votazione la delibera, perché sennò veramente, senza voler togliere la parola a nessuno, però c'è una richiesta di rinvio sulla quale, a mio avviso, si deve votare. Ragosto è intervenuto perché chiaramente era interessato, è addirittura intervenuto una seconda volta. Adesso interpretare tra parte di ognuno di noi il rapporto tra Ragosto e Di Maio, anche l'affetto, per quanto lo puoi interpretare estensivamente, c'è sempre un limite, sono questioni politiche. C'è una richiesta di rinvio sulla quale secondo me si deve votare. Sindaco, sono l'unico abbiamo... che... Sì, devono intervenire tutti quanti, però faccio anche un appello al fatto che c'è stata una sospensione. La sospensione ha prodotto un'istanza di rinvio, sull'istanza di rinvio sarebbe dovuto votare subito. Abbiamo aperto un po' di discussione, ma se diventa una discussione infinita, allora ci mettiamo a votare la delibera punto per punto e buonanotte invece all'esigenza che raccolgo di trovare una soluzione. Prego. No, le voglio fare anche una proposta, perché credo che io la seguo sui post, lei molto spesso parla di democrazia, di partecipazione, di tanti concetti che in parte condivido anche in pieno. È inutile nascondere che questa pagina che si sta consumando oggi in Consiglio è una pagina drammatica, perché non recepire e non costruire la partecipazione, secondo me, è una cosa gravissima. Io molto spesso mi rendo conto che lei si sente in questo caso molto più sindaco che nel caso specifico Presidente del Consiglio, perché in città metropolitana lei ha la particolarità di fare sia il sindaco metropolitano e anche il Presidente del Consiglio, che è un mestiere arduo e difficile. Io glielo voglio ricordare, lei ha tutte le possibilità di sanare, no, ha tutte le possibilità di sanare questa situazione, però non vorrei che il segretario ridesse, perché ride spesso, e credo che noi ci troviamo in questa situazione per responsabilità del segretario. E mi spiego anche il perché. Lei è il Presidente del Consiglio. Le ricordo che in Consiglio Comunale, nel gruppo misto, partecipano tutti, perfino le varie anime del gruppo misto, nel suo stesso Consiglio Comunale dove lei fa il sindaco. Io so benissimo com'è andata la vicenda, so anche che il dirigente degli organi collegiati ha dato un parere positivo alla costituzione del gruppo misto, parlo del dottor De Marino, e in maniera, non parlo di illegittimità, ma di anomalia. C'è stato un parere, per quanto mi riguarda, chiaramente lo dico stesso io, un parere anomalo del segretario generale, parere anomalo che dice il contrario. Lei è il Presidente del Consiglio, in questo caso. Può tranquillamente invitare il gruppo misto alla conferenza dei capigruppo, ne ha tutte le facoltà perché è lei che lo convoca. E le voglio ricordare, visto che sono sicuro che lei magari non ha mai letto tutti gli atti, glielo dico con grande sincerità, che io sono stato convocato al gruppo misto dal vice sindaco Pace, il quale in maniera anomala ha sconvocato quella conferenza dei capigruppo per non convocarmi la seconda volta. Non voglio acuire polemiche, ma credo che il suo ritardo, ma il suo non doloso, il suo ritardo di non prendere una decisione stia acuendo anche uno scontro fra le varie anime che stanno in questo Consiglio e perfino invadendo un po' la fascia personale, come si è visto fra il consigliere Di Maiolo e il consigliere Ragosto. Io credo che lei ha tutta la possibilità, a prescindere il regolamento che dobbiamo fare
e che credo che vada fatto in maniera approfondita, di invitare il gruppo misto, visto che Di Maiola ha detto che è d'accordo, Tozzi ha detto che è d'accordo, Iossa è d'accordo, Ragosto è d'accordo, invito il gruppo misto e si sana la situazione, perché poi con grande sincerità voi esprimete una forza di maggioranza di 24-2, perché sarei io e quello del gruppo misto e quello dei 5 Stelle. Io non credo che noi andiamo a turbare il vostro equilibrio politico. Il contrario invece è un'esasperazione e la volontà di non far partecipare al dibattito democratico tutti coloro che stanno in questo consesso. Lei ha la facoltà di poter risolvere il problema, le chiedo di farlo. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? No, subito, brevemente, sindaco. Cire Iossa, prego. Solo per dare atto che in effetti è una quella di nel rapporto, come detto correttamente lei, giustamente lei, di natura personale tra i consiglieri non bisogna entrare. Il capogruppo di Forza Italia ha sempre mantenuto una posizione lineare che è in natura politica e giammai in natura personale, fermo restando l'apertura massima a discutere, a confrontarsi sulla scelta che possa essere quella che è la direzione della massima partecipazione e della massima, il massimo contributo di tutte le personalità in campo. Quindi ritengo che sia anche, come dire, un motivo in più questo di rinvio per potersi confrontare al meglio e fare la scelta più serena nell'interesse del Consiglio. Grazie. Grazie, grazie del contributo da parte di tutti. Mettiamo in votazione la richiesta di rinvio. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, contrari. No, al contrario David Lebbro e si astiene Ragosta, passa quindi a maggioranza. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento sulle modalità di assunzione dall'esterno presso la città metropolitana di Napoli, delibera sindacale 16 del 23-1-19. Mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 8. Vorrei fare una domanda, scusi, solo al... Prego. Credo che sia competenza o testa Capasso. No, prego. Volevo chiedere, chiaramente questo è il regolamento per la possibilità di fare concorsi e altro. In caso di numero enorme di richieste, in caso che venga bandito un concorso e nel caso che devono essere selezionate molte persone, con quali criteri e chi farà la preselezione? Qual è l'idea che si è data, diciamo, all'amministrazione su questo? In realtà questo è semplicemente un adeguamento normativo solo su alcuni punti rispetto a quello che era il passato. Quindi noi su elementi su cui già avevamo regolamentato in passato, in questo senso, non siamo intervenuti. Siamo intervenuti semplicemente su alcuni aspetti relativi alle commissioni, perché abbiamo individuato altri elementi di incompatibilità per quanto riguarda aspetti corruttivi, e poi siamo intervenuti sull'aspetto relativo alle assunzioni dei dirigenti, perché su quello la normativa era modificata. Sull'aspetto della preselezione non siamo intervenuti rispetto al vecchio regolamento, perché non ci sono state modifiche normative. Diciamo che questo regolamento non ha innovato se non per adeguamenti normativi, non ci sono state variazioni rispetto al passato su aspetti discrezionali. Giusto, e quindi quali sono i criteri? Come si fa la preselezione, dottoressa? Era solo questa la domanda. Il vecchio. Quindi oltre un certo lume, oltre una certa soglia numerica di partecipanti, ci si rivolge ovviamente a delle società che sono, diciamo, adeguate a fare questa preselezione, perché oltre una certa soglia non è possibile gestire all'interno la preselezione. Però la soglia è rimasta quella prevista precedentemente dal regolamento, se la vado a guardare un attimo perché a memoria non la ricordo visto che non l'abbiamo modificata. Ma oltre un certo livello si affida all'esterno la preselezione, oltre un certo numero di partecipanti. Grazie dei chiarimenti, dottoressa Capasso. Passiamo alla votazione del punto 8 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Vi astenete voi? No. Si astiene il consigliere Lebbro. Non ho capito. Attenzione del consigliere Libro. Passiamo alla votazione dell'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima.
Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno, adozione modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della città metropolitana di Napoli, deliberazione sindaco numero 35 del 6 febbraio del 2019. Passiamo in votazione della delibera di cui al punto 9, chi è favorevole? Consigliere. C'è nessuna discussione su questa? No, perché ho visto sul regolamento tutto un accanimento, qui invece... Consigliere, lei se vuole intervenire... No, intervino. È tutta libera, normale, perfetto. No, io credo che questo consigliere, sia... chiedo scusa, lei vuole intervenire? Sto intervenendo. Ah, va bene. Quindi ha chiesto di intervenire. Certo. Ho visto che... No, sulle altre delibere c'è stato un accanimento, quello stavo spiegando, sindaco. L'abbiamo perfino rimandata quella del regolamento, però questa immediatamente si mette in votazione. Ho detto, che cavolo, nessuno, voglio dire, ha nulla da dire o da fare domande, niente, è tutto normale. Io credo che questa sia una delibera che serve solo a chiudere un equilibrio politico della maggioranza, dove si introduce un discorso di staffisti, dove si cambiano delle regole per poter cambiare alcuni requisiti per il capo di gabinetto. Credo che questa delibera sia effettivamente la chiusura di un accordo politico, ma non sia un contributo assolutamente positivo per l'ente. Mi fermo qui, grazie. Grazie a lei, consigliere Iosso. Grazie sindaco per la parola. Non crediamo assolutamente che questa sia una delibera che chiuda un accordo politico, anche perché non vedo quale accordo politico debba chiudere questo tipo di deliberazione. Tra l'altro penso che impropriamente o strumentalmente si introduca l'argomento degli staffisti, che non mi pare compaiano in questa deliberazione. L'argomento degli staffisti è un argomento forse abusato, impropriamente, ingiustamente. È un argomento che si è introdotto fin dal primo giorno qui in città metropolitana per tentare di dare, diciamo, un contributo al lavoro sacrificato, duro e impropriamente, ingiustamente non riconosciuto in città metropolitana da parte di noi consiglieri, che tra l'altro rivestiamo un doppio ruolo e quindi con doppi sacrifici, rappresentando tra l'altro un territorio vasto, un territorio di tanti comuni e di tanti amministratori che ci chiedono di risolvere le difficoltà quotidiane delle loro amministrazioni. Questo è il senso, diciamo, delle energie che si vorrebbero introdurre in città metropolitana, null'altro. E giammai mi pare che questa delibera, per chi la voglia leggere correttamente, introduce un argomento che è relativo agli staffisti, almeno per quanto mi riguarda. Ci sono delle perplessità che ha sollevato il gruppo del Partito Democratico nel momento in cui è venuta in discussione questa deliberazione, che ha portato a un confronto interno ha condotto a ritenere, come dire, opportuno rinviare questo argomento o trattarlo, approfondirlo rispetto ad esempio alla riorganizzazione anche della macchina amministrativa. E solo per queste motivazioni, non per altre, se non, ripeto, strumentali, perniciose e finalizzate, come dire, solo a seminare dissenso, sarebbe, diciamo, il caso di aggiornare questo punto all'ordine del giorno, rispetto al quale, diciamo, il Partito Democratico mantiene ferme le sue riserve, le sue perplessità. Grazie. Consigliere Pace, lei aveva chiesto di intervenire, mi pare. Grazie Presidente. Allora io volevo intervenire sulla specifica questione facendo un brevissimo fulmineo discorso su una questione che però è fondamentale. Avvelenare i pozzi della politica non è mai un bene, e non lo è soprattutto quando lo si fa non all'interno di un discorso di collaborazione costruttiva, ma di un mero discorso distruttivo di un clima di collaborazione istituzionale che tutti sappiamo non essere un'alleanza politica, ma bensì essere, data la struttura che la legge ci impone, un'assise in cui manca una maggioranza politica e quindi necessariamente, per il bene dei cittadini, vanno trovati minimi comuni denominatori
per poter procedere ad una sana amministrazione. Mi è dispiaciuto che ci siano stati accenti accesi alla discussione del precedente punto, perché così come posso testimoniare che il consigliere Ragosta esercita la sua delega con grande equilibrio, trasparenza e dedizione, tanto da dare un vero contributo, un reale contributo anche di qualità, non soltanto di quantità, alla produzione, dalla produzione amministrativa, devo però anche dare atto che all'interno delle riunioni che si sono tenute sulla questione del gruppo misto, il comportamento politico è stato esemplare da parte di tutte le forze, non c'è stata mai nessuna personalizzazione dello scontro, si sono fatti dei ragionamenti su cui io posso testimoniare di aver avuto anche delle perplessità, tanto che poi ci sono state successive riunioni, quindi amerei che in questo consesso si riconducesse tutto al bene dei cittadini, riconoscendo che anche laddove ci sono dissapori, laddove ci siano delle discordanze, c'è sempre comunque non soltanto la buona fede politica, ma il rispetto delle regole fondamentali della democrazia. Questo per dare atto a tutti del loro contributo. Sulla questione specifica, io invece penso, di questo punto all'ordine del giorno, credo che non sia il caso di rinviare per una questione anche e soprattutto operativa, perché queste, diciamo, gli strumenti di cui questa delibera dota il Consiglio non sono strumenti da poco. C'è una figura che operativa in tutte le città metropolitane diventa ancora più importante e più pressante in una città metropolitana così grande e così articolata per quanto riguarda proprio il sistema di competenze che deve mettere in atto sul piano della concertazione politica, perché parliamo di 3,5 milioni di abitanti che devono avere un servizio coordinato. Una figura come quella del capo gabinetto è una figura fondamentale per la costruzione di sani e fluidi meccanismi di interazione politica, per cui non è con tutti i limiti che la legge prevede per una figura del genere in un ente di secondo livello come questo. Per cui non mi sembra affatto il caso di dover rinviare, così come non mi sembra il caso di prendersi una pausa ulteriore sui collaboratori cosiddetti staffisti, che sono in realtà poi dei collaboratori che rendono possibile il lavoro dei consiglieri grazie al fatto che l'intestazione comunque giuridicamente e responsabilmente attribuita al sindaco e vice sindaco, unici organi riconosciuti dalla legge, è un'intestazione che poi a cascata fa sì che tutti i consiglieri delegati possano beneficiarne. Sono strumenti operativi prima ancora che politici, che sono essenziali per l'esercizio delle funzioni democratiche dell'ente, per cui chiedo al Consiglio di deposte tutte le perplessità che possono afferire ad altri tipi di ragionamento, di poter approvare speditamente questa delibera. Grazie. Grazie, consigliere Libro e poi consigliere. Sì, no, solo due domande tecniche. Poi articolo 6, non so se la dottoressa Capasso, credo che sia lei in capo. Quando si introducono le strutture, punto 9, quando si introducono le strutture line e strutture staff, vengono abolite le aree, restano solo le direzioni? La prima domanda. La seconda, nell'articolo 7. Quando si parla di collaboratori per l'ufficio di gabinetto, no? Che sarebbero gli staffisti, poi, per quello che io ricordo, e sono competenza del sindaco, non credo che il capo di gabinetto possa assumere collaboratori. Chiaramente la mia domanda è tecnica. Non... Okay. Sul primo punto, la individuazione delle strutture non è stata denominata in maniera articolata come oggi tra aree e direzioni, ma semplicemente strutture, in modo tale che nell'ambito della organizzazione, che è di competenza del sindaco in qualità di decisore finale, possano essere denominate in maniera differente, senza dover
sempre intervenire sul regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, perché in realtà strutturare delle denominazioni nell'ambito di un regolamento significa dover modificare il regolamento ogni qualvolta si denominano diversamente le strutture. Quindi non è semplicemente una, come dire, allineamento alla denominazione standard, cioè strutture, più che articolarle, in modo che questa articolazione possa avvenire nell'ambito della sua sede naturale, e cioè gli atti di organizzazione. Sul secondo punto, naturalmente il capo di gabinetto non può assumere alcun collaboratore, perché sono in capo al sindaco e al vice sindaco i collaboratori ex articolo 90, ma li coordina laddove presente il capo di gabinetto. Questi naturalmente vengono coordinati dal capo di gabinetto, perché gli uffici di diretta collaborazione sono coordinati dal capo di gabinetto, in quanto anch'esso è un articolo 90 ma in posizione di preminenza rispetto agli articoli 90 inquadrati nelle categorie sottostanti, categoria C o categoria D, perché sono equiparati al contratto del comparto. Quindi è il sindaco che assume i collaboratori, diciamo, il sindaco li individua, l'assunzione tecnicamente viene fatta dagli uffici. Chiaro, il sindaco, sì, cioè, l'individuazione non è del capo di gabinetto, è sempre del sindaco. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Cascone e poi il consigliere Iossa. Grazie. Sindaco, solo per fare dichiarazione di voto, così come già espresso dal consigliere Di Maiolo in seno alla conferenza dei capigruppo, permangono delle perplessità sul regolamento, però per un senso di correttezza istituzionale per il lavoro della maggioranza e per rispetto di quell'accordo istituzionale, il gruppo di Forza Italia si è asterrato a questo punto all'ordine del giorno, dalla votazione di questo punto. Grazie, consigliere. Una domanda che poi consigliere Iossa, prego. In linea con quello che poi ho detto e di cui sono convinto, perché ho verificato, e è giusto anche fare una precisazione in consiglio, visto che si è introdotto l'argomento, volevo chiedere alla dottoressa Capasso se ci confermasse che, se è vero che questo atto non interferisce minimamente sulla questione degli staffisti, se così si vogliono definire, cioè introduce la figura dello staffista, dà l'opportunità di attingere a queste figure, o quella degli staffisti è una questione disciplinata altrove? Prego, dottoressa Capasso. Questo atto non è innovativo, assolutamente innovativo rispetto alla possibilità dell'assunzione degli staffisti, che era già prevista nel precedente regolamento. Noi abbiamo semplicemente ridenominato i soggetti in capo ai quali sono, cioè il sindaco anziché il presidente della provincia, il vice sindaco anziché il vicepresidente. Sulle modalità di assunzione, sulla loro collocazione e quant'altro non ci sono stati elementi di novità. Quindi, come sono stati assunti nelle precedenti tornate amministrative, così possono essere assunti con le stesse modalità anche adesso. Quindi non è innovativo questo regolamento rispetto a questa possibilità. Grazie, dottoressa Capasso. Mi pare che non ci sono più interventi. Mettiamo in votazione la delibera di cui al punto numero 9 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Quindi contrarietà del consigliere Lebbro e astensione dei consiglieri presenti di Forza Italia, dei consiglieri del Partito Democratico e del consigliere Lettieri, se ho capito a favore. Allora, astensione dei consiglieri del Partito Democratico e dei consiglieri di Forza. Chiedo scusa, vorrei capire, facciamo il conto. Sì. Sono astenuti tutto. Con quanti voti passa? Allora, chi è a favore alzi la mano. Lei è scrutatore, quindi insieme agli altri. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9? Anche di, no, di più. 12 per la verità. 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10, 10, 11, il sindaco 12. 12, lei è molto attento, però sui numeri. Da 9 sono a 12. Bravo come scrutatore. Ma non sono bravo come scrutatore, glielo ricordo. Allora, vabbè. 12 consiglieri. Invece contrari, Lebbro, astenuti Cascone, Di Maiolo, Iossa, Maddaloni. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Io devo urgentemente tornare a Palazzo San Giacomo per delle firme urgenti, chiedo per cortesia al vice sindaco di sostituirmi per una rapida conclusione del consiglio con i debiti fuori bilancio, e poi c'è un ordine del giorno alla fine del consigliere Sgambati. Grazie.
Vice Sindaco, posso? Sì. Prego. Posso proporre per un fatto operativo di fare un'unica discussione per tutti i debiti fuori bilancio e poi arrivare a votazione singola e immediata, così da accelerare i tempi? Grazie. Tutti, sono tutti dissidenti di stessa natura, giusto? Va bene, allora lo verifichiamo al momento della votazione. Va bene, allora siamo d'accordo sulla proposta del consigliere Cascone? Va bene, allora almeno la declaratoria dei numeri. Sì. Allora partiamo dal numero 10 che avete tutti davanti, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sì, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, no, verifichiamo, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Allora, si propone di condurre un'unica discussione per... e dichiarazione fino al numero 44. Ci sono iscrizioni? Non ci sono iscrizioni a parlare, vogliamo procedere alla votazione. Abbiamo deciso quindi per votiamo velocemente, partiamo. Aspetta. C'è Cacciaputi qui. Benissimo, possiamo procedere, il numero legale è presente. Allora, punto 10, chi è d'accordo? Chiedo ai consiglieri di restare in aula cortesemente. Allora, numero 10, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Numero 11? Ah? Immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Punto 10 approvato. Numero 11, chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Sì. Sì, allora scusate, ripetiamo cortesemente se i consiglieri possono prendere posto. Allora numero 11, si apre la votazione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, esecuzione immediata, chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene, approvata. Numero 12, chi è all'unanimità, finora all'unanimità. Numero 12, chi è d'accordo? Chi è contrario? Sì, scusate, ricordo ai colleghi che siamo in videoregistrazione, quindi cortesemente di voler palesare il proprio voto con chiarezza, va bene? Allora torniamo al numero 12, si apre la votazione, chi è favorevole? Capasso e Coccia, siete favorevoli? Chi è favorevole, per favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Esecuzione immediata. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Vice Sindaco, perdonami, sì. Abbiamo una scrutatrice residua. Nel caso, dopo l'appello ai favorevoli, se siamo già all'unanimità, potremmo anche accelerare, segretario? No? Ok, perfetto. Sì. Grazie. Ha dichiarato il voto, sia sull'unanimità del voto, sia l'unanimità delle mie... Perdonatemi, ma... sia l'unanimità del voto va dichiarata, sì, per l'approvazione, sia l'immediata eseguibilità. Va bene. Vanno dichiarate entrambe. Si vota il numero 13. Chi è favorevole? Vedi, non alza la mano.
Chi è favorevole alla numero 13? Tutti. Chi è contrario? No, devo fare la verifica. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Si vota la numero 14. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Immediata esecuzione. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. 15 dobbiamo fare. Numero 15. Si vota. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Immediata esecuzione. Chi concorda? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Numero 16. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Scusi, sindaco, posso proporre di discutere prima l'ordine del giorno che sta al punto 45, visto che forse lo devo articolare, così vabbè, noi facciamo tutti. No, tutti facciamo prima, magari se siamo lo un attimo. Posso fare prima? Un attimo, chiedo scusa, questa è una richiesta di inversione di punto all'ordine del giorno, quando avevamo deciso comunque di procedere alla votazione fino al 44 con un'unica discussione. Però inviterei, se vogliamo andare più spediti, di favorire le operazioni di voto. Abbiamo fatto il 17, giusto? Al 16. Allora, punto numero 17, si apre la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Numero 18, si apre la votazione. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Pronto? Vabbè. Numero 19 in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 20. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Siamo al 21 adesso, giusto? Numero 21, si apre la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 22, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Cortesemente, se potete collaborare alzando la mano. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 23. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Numero 24. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Chiedo scusa, colleghi, il segretario mi rileva la necessità di palesare la propria adesione a una delle tre opzioni di voto, per cui cortesemente, se potessimo concentrarci un attimo. Numero 24, siamo all'esecuzione immediata, giusto? Esecuzione immediata del 24, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.
Numero 25, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Esecuzione immediata, favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Numero 26, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 27, chi è favorevole? Non ho capito, scusami. L'abbiamo fatta? Posso andare avanti? Immediata esecutività per la 26, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è favorevole? Chi si astiene, chiedo scusa, all'unanimità. Numero 27, favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Esecuzione immediata, favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Perché è proprio legato. Numero 27. Numero 28, chi è favorevole resti fermo. È stato in consiglio con me. Chi è contrario lo dichiari. Chi è astenuto lo dichiari. Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo. Chi è contrario lo dichiari. Chi è astenuto lo dichiari. All'unanimità. Sì. Esecuzione immediata per il 28, chi è favorevole, chi è contrario, chi è astenuto. D'ora in avanti, non ripeterò la formula, io chiederò i favorevoli che resteranno fermi se sono favorevoli, poi chiederò di alzare la mano se contrari o astenuti. Quindi chi è favorevole basta che state fermi e non alzate le mani, grazie. Numero 29, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si è astenuto? All'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Numero 30. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Approvata. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Numero 31. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è contrario? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Numero 32. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 33. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 34. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 35. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Numero 36. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Numero 37. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Numero 38. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità. Numero 39. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità, esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 40. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 41. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 42. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. 43. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Numero 44. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Esecuzione immediata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. C'è ora la presentazione di un ordine del giorno da parte del consigliere Sgambati. A lui la parola, grazie. Sì, è una proposta di delibera di indirizzo per la valorizzazione dello storico caffè Gambrinus. È tutto scritto lì, se vuole dell'argomento. Però la possiamo già votare, l'ho condivisa con i miei colleghi consiglieri. Se i consiglieri sono d'accordo? Sono d'accordo ad andare subito in votazione? Sì. No, io. Mattoloni chiede di intervenire. Non la conosco. Ah, allora prego, allora, consigliere, prego. È premesso che lo storico caffè Gambrinus a Napoli è sorto nel 1860, ha sede nel centro della città, ove costeggia la piazza del plebiscito, e denominato in origine Gran Caffè. Nel 1890 venne ristrutturata in stile Liberty, soluzione architettonica che è rimasta immutata da allora. Centro culturale della città ha ispirato Gabriele D'Annunzio, che vi scrisse i versi di Avuchelle, Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, che vi fondarono il quotidiano Il Mattino. E vi sedevano Benedetto Croce, Oscar Wilde, Filippo Tommaso Marinetti, Ernest Hemingway e Jean-Paul Sartre. Fu trasformata in banca dal prefetto fascista nel 1938, cosicché nel dopoguerra dell'antico caffè rimanevano solo due sale esposte su via Chiaia. Ma la gestione negli ultimi decenni ha recuperato gli spazi su piazza Trieste e Trento e successivamente quelli su piazza del Plebiscito, ridestinando quasi completamente i locali alla funzione originaria. Oggi il Gambrinus è uno dei caffè storici più importanti d'Italia e del mondo ed è motivo d'orgoglio per ogni napoletano, frequentato da personalità del mondo della politica, della cultura, dell'arte e dello spettacolo, rappresenta la complessità dell'anima della città. Per questi motivi, già nel 1989, il ministro dei beni culturali e ambientali ponevano vincolo storico sull'immobile e tutto quanto costituisce il caffè Gambrinus, auspicando che tutti gli spazi ritornino alla primitiva destinazione. Un forte impegno politico e civico alla fine degli anni 90 ha garantito il recupero di una parte dei locali storici e la continuità di una gestione attenta a tutelare e valorizzare questo bene della città in un percorso di recupero dell'antico splendore. Alcune amministrazioni provinciali hanno favorito questo processo e l'attuale città metropolitana di Napoli potrebbe conseguire l'ambizioso risultato di ripristinare integralmente l'antico spazio, completando l'attività di valorizzazione in corso. Siamo? Va bene, allora procediamo alla votazione, anche se penso che la votazione rileverà un problema. C'è qualcuno fuori, lo facciamo rientrare? Sì.
Verifichiamo allora nella votazione se c'è il numero legale. Quanti sono i favorevoli? Chi è favorevole? Ho capito, però lo devo rilevare. Nessuno mi ha chiesto di rilevare il numero legale tra i consiglieri. Faccia l'appello per rilevare il numero. Come? Faccia l'appello per rilevare il numero legale. Allora, su richiesta del consigliere Maddaloni facciamo l'appello. Vabbè, però non fate più niente. Verifica del numero legale, ore 18 e 20. De Magistris assente. Cacciapuoti assente. Caiazzo assente. Capasso Elpidio presente. Capasso Francesco assente. Carbone Vincenzo assente. Cascone Francesco presente. Presente Cascone. Cirillo assente. Coccia assente. Di Maiolo presente. Iorio presente. Iovino assente. Chiedo scusa perché di norma è dall'altra parte, quindi non riesco a seguirvi nella migrazione. Chiedo scusa. Rettifico. Iovino presente. Iossa presente. Lebro assente. Lettieri assente. Maddaloni presente. Marrazzo presente. Grazie. Pace presente. Pirozzi assente. Quaglietta assente. Ragosta presente. Sgambati presente, giusto? Tito presente. Tozzi assente. Barchetta assente, giusto? Quindi ne conto 12 presenti e 13 assenti, presidente. Va bene. Constatato il venir meno del numero legale, la seduta è sciolta.